Ciao! Allora, oggi voglio farvi il video sulla review più applicazione del nuovo fondotinta di Pupa, il Like a Doll. È il fondotinta che utilizzo anche oggi, quindi vi farò vedere appunto l'applicazione, però prima voglio parlarvi un pochino di questo prodotto, perché è un pochino un prodotto che o piace o non piace. Allora, questo viene definito da Pupa come un fluido perfezionatore, quindi non come un fondotinta vero e proprio, un fluido, perché in effetti ha una formulazione di quelle molto liquide, molto molto liquide, cioè se il Face and Body di MAC è liquido, questo è molto liquido. Io ho il paragone con quello, non ho il paragone con il Maestro di Armani, non ho il paragone con il L'Oreal, il Magic, o The Tent Magic, qualcosa di simile. E ha un effetto pelle nuda, cioè è uno di quei fondotinta impalpabili, e questo è vero, assolutamente vero. Sono 30 ml di prodotto, esiste in 6 colorazioni, io ho la 030 e hanno più o meno tutti un sottotono chi più chi meno rosato, quindi su di me effettivamente ho preferito prendere un tono leggermente più scuro, perché almeno si vedeva meno l'effetto rosato, era un pochino più tendente al beige, e in effetti steso poi, se prelevato sembra un pochino troppo scuro, quando lo stendete è assolutamente perfetto secondo me. Quindi vi consiglio magari il tono più scuro, la tonalità più scura, perché almeno sembra un pochino più, cioè è più giusto per la pelle, per il colorito della propria pelle, e se avete un sottotono troppo giallognolo non ve lo consiglio, perché effettivamente puntano tutti su questo sottotono rosato che non so come mai, ecco, noi perché che abbiamo il sottotono beige non è che ci sta molto bene. Ha un SPF di 15, è appunto un effetto pelle nuda e non è un fluido contenente acqua, cioè non è uno di quelli a base d'acqua, non ha acqua all'interno dell'inci, quindi è una cosa abbastanza diversa, cioè mentre credo che nel Maestro e nel L'Oreal, quindi in quello di Giorgio Armani, che quello di L'Oreal, all'interno c'è l'acqua, qua assolutamente non c'è. Il prezzo consigliato è di 19,90 euro, questo sul sito Pupa, e io l'ho acquistato col buono a 10 euro, però so che quando l'ho acquistato da Marie Arnault, nel profumerie Marie Arnault, era in vendita a 12 euro qualcosa, quindi comunque non è che io ho risparmiato tantissimo. Scusate, devo prendere l'integratore per i capelli, se no me lo dimentico. E quindi vi dicevo, da Marie Arnault secondo me trovate un giusto prezzo, poi magari i negozi come tipo Tigotà piuttosto che Cad a volte fanno di quelle promozioni, quindi boh, non è che c'era tanta differenza tra prenderlo con o meno il buono. E niente, queste erano le premesse, diciamo, su questo prodotto. Ora vi lascio all'applicazione, quindi mi vedrete senza trucco ovviamente, a pelle completamente nuda e in tutto il mio splendore, mettiamola così, e poi appunto vi faccio le considerazioni finali. Quindi se prima sono conciata bene, adesso mi vedrete, diciamo, allo stato naturale, mettiamola così. Ok, quindi vi lascio all'applicazione. Allora, come vado ad applicare questo prodotto? Io personalmente preferisco applicarlo con le mani, e la cosa che bisogna fare prima di tutto è agitare benissimo la confezione, il prodotto, perché ci sono all'interno delle particelle, dei pigmenti di prodotto che sono in sospensione all'interno del fluido, quindi bisogna mischiarli per bene. Poi mi piace molto il fatto che ha la pipetta, diciamo il dosatore è fatto in questo modo, e io lo metto, diciamo, sui polpastrelli e poi vado a prenderlo e a stenderlo. In questo modo, semplicemente così. Ovviamente è molto modulabile, quindi comunque si fanno varie passate di prodotto per avere una copertura un pochino più alta, perché è molto leggero. Applicato su praticamente non si sente neanche, cioè veramente voi non lo sentite, è proprio impalpabile. E voilà, questo è praticamente il risultato semplicemente con il fondotinta, quindi mi ha uniformato l'incarnato e niente più.
Quindi c'è proprio semplicemente un qualcosa che va a perfezionare un incarnato che deve essere già di base comunque buono, perché se avete un incarnato con anche solo dei brufoletti, vedete che non è che va, io ho due brufolettini, non è che va a coprire più di tanto, ecco. Dopodiché io vado ad applicare un velo di cipria, ma soltanto perché mi piace l'effetto che fa l'ambient, che dà ancora più luminosità. Comunque non ce n'è poi così tanto bisogno, a meno che non si voglia un pochino fissare il tutto, perché a mio parere è già comunque abbastanza opaco e già... diciamo già un bel effetto di suo senza la cipria. Cosa dire di questo prodotto? Allora, è un prodotto che ha una buona stesura, mi piace come stenderlo con le mani, mi piace stenderlo con le mani perché con la spugnetta o con un pennello, essendo così molto liquido, viene assorbito tutto. E poi boh, nel senso, si tende a iperdosarlo, mentre invece non ne basta, non ne serve tantissimo, ne basta poco, basta metterlo appunto con le mani e si riesce appunto a stenderlo benissimo così e velocemente, anche perché asciuga molto velocemente. È praticamente inesistente sulla pelle, ve l'assicuro, cioè voi non lo sentite minimamente. L'unica pecca che ha, a mio parere, è che se dosato male, e vi dico se dosato male perché per esempio adesso così è come io lo utilizzo di solito, va a evidenziarvi un pochino le pellicine, cioè paradossalmente va a seccare un pochino la pelle. Dato che io ho già una pelle abbastanza secca di suo, rischiate di creare appunto l'effetto rughettine e pellicine che si evidenziano. Però per le mie problematiche, che sono pressoché nulle fortunatamente, nel senso che il mio problema è un incarnato un po' spento e un po' a macchie, però vedete che comunque io non è che vado a fare chissà che, cioè questa è la mia base di tutti i giorni, rimango bianchiccia comunque, però mi piace l'effetto perché è uniforme almeno. Quindi per quello che voglio io è perfetto. Se dosato bene è ancora di più perfetto. Quando vado a sbagliare un pochino con le dosi, piuttosto che uso il pennello perché mi piace di più, però vedo che va a evidenziare un pochino le pellicine, infatti qua sono un po' screpolate e si sono subito evidenziate. Effetto paradossale perché ad esempio il Face and Body non ha questo problema, però è molto più umidiccio, nel senso che quando io lo stendo poi comunque devo fissarlo con la cipria perché sennò è molto lucido, da quell'effetto di avere di sensazione di qualcosa, mentre invece fissato è perfetto. Questo è già a posto di suo, non c'è bisogno di fissarlo. E quindi devo dire che è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo. Io vi consiglio di provarlo, fatevelo provare in profumeria, e perché non a tutti può piacere questo effetto, soprattutto se siete abituate a un prodotto diverso e a un fondotinta con una maggiore, con una sostanza, diciamo. È modulabile, quindi le minime discromie, le minime cose si riescono a coprire. Io devo essere sincera, non uso neanche il correttore sotto, perché comunque per adesso è un periodo che va così e non voglio strafare, mi piace l'effetto che ha. Però fatevelo provare, perché se siete abituati a un fondotinta normale sicuramente questo è diverso e può sembrarvi praticamente nullo, però vi assicuro che, non so se si vede dalla videocamera, dalla reflex, però vi assicuro che è proprio diverso il risultato, cioè io con questo mi sento a posto, senza di questo no. Altra pecca di questo prodotto, ve lo dico, è che non ha una durata eccezionale, ma io sono una a cui il fondotinta non resiste tantissimo, probabilmente perché ho sempre preso fondotinta leggerissimi che probabilmente dopo un po' scompaiono. Non ho mai provato un fondotinta, cioè chiamato effettivamente fondotinta, cioè uno di quelli belli strong, belli coprenti, che fanno un effetto, diciamo, un po' pelle di porcellana, ma proprio super perfetto. Ho sempre preso cosine di questo tipo, cioè cose abbastanza leggere, perché mi dà proprio fastidio l'effetto appiccicatrice, e questo ve l'assicuro asciuga subito. Cioè, non voglio fare pubblicità, però, perché l'ho comprato anch'io, quindi, però provatelo se avete voi già un incarnato buono. Ok, mi sono data una sistemata, quindi ho messo semplicemente un po' di blush e un gloss, una cosa, il mascara, basta, che è quello che sarà il trucco di oggi, perché è un periodo che proprio non ho voglia di truccarmi, non so come mai.
Quindi questa era appunto l'applicazione del prodotto. Se avete provato anche voi questo fondotinta, fatemi sapere come vi siete trovate qua sotto, o se avete degli altri fondotinta simili da consigliarmi, se secondo voi, da quello che potete vedere, possono essere adatti per la mia pelle. Scrivetemelo, sapete che sono sempre in cerca di consigli. Noi ci vediamo con il prossimo video giovedì. Spero di riuscire magari già a fare qualcosa inerente il Natale, perché ho già un po' di idee su come fare i bigliettini di Natale, sui pacchetti, non so, fatemi sapere se vi può interessare. Poi voglio farvi vedere anche tutto il mio kit cartoleria, diciamo, tutte le cose che io ho per la cartoleria, agende e proprio accessori vari. Fatemi sapere anche se questo video vi può interessare. Quindi noi ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!